Della fabbrica del decoro, che ricordo è un'istituzione creata su iniziativa dell'assessore Di Salvo già un anno fa e che vede la partecipazione di oltre 50 associazioni di comunità. Il proposito della fabbrica del decoro è quello di cercare di risolvere i problemi del decoro urbano di Catania con la partecipazione dei cittadini, con l'input e con le proposte dei cittadini. Questa è la prima uscita oggi. E qui a Piazza Dante non a caso, perché gli studenti dell'università che qui frequentano si sono organizzati e hanno deciso di ribellarsi a quella che è una oppressione permanente dei parcheggiatori abusivi. Qui è veramente diventa difficilissima la vita per i ragazzi ogni giorno, dover pagare, dover essere sottoposti proprio a quello che è un vero e proprio pizzo, come sappiamo. Quindi noi abbiamo organizzato questo giro questa mattina con i ragazzi. Marta, dove sei? Ecco qua, Marta Montana ci guiderà, che fa parte di questo comitato che si chiama Monastero Liberato, Monastero Abusivo, chiedo scusa, e ci farà vedere quali sono i problemi della piazza e al termine di questo primo giro noi andremo al Bastione degli Infetti, dove ascolteremo le proposte degli studenti e ci occuperemo di un altro problema, che è quello del Bastione degli Infetti stesso, quello delle mura di Carlo V, in altre parole, che potremo spiegare più tardi.